Bella a tutti ragazzi, bentornati dal vostro Etofone. Siamo qua, studio nuovo su Pokémon Blu. Lo so ragazzi, ho appena iniziato il canale, questo è il secondo video di Pila de Pokémon, episodio 18 tra l'altro. E vabbè, mi dispiace ma ci tocca. Non ho altre cose in programma, quindi a sto punto concentriamoci su Pokémon. Poi se consigliate giochi o mi scervello, possiamo fare qualcos'altro. Però dai, mi pare che i Pokémon vi piacciono, no? Allora, qui ragazzi, nella casetta degli scambi ci sta questa ragazza che mi scambia Tangela per Venonat. Quindi adesso andiamo a catturarci Venonat. Ho capito, sì, io te devo menà. Tiè, congeliamoti. No, l'ho ucciso! Non doveva andare a finire così, dai! Niente. Weeping Bell, ma che ce fa Weeping Bell? Cioè, pensavo che questo... vabbè. Ditto! Raga, c'è ditto! Raga, c'è ditto! Poi che c'è... No, raga, c'è ditto! Raga, c'è ditto! Poi che questo lo dobbiamo prendere! Questo lo dobbiamo prendere, raga! Questo lo dobbiamo prendere! No, mi è scappato! No, raga, questo è ditto! Raga, c'è ditto! Raga, no, raga, non era assolutamente prevista sta cosa! Porca vacca quanto mi sta a menà, però! L'abbiamo preso, raga! L'abbiamo preso! Sono troppo contento, ho preso tutto! Sono troppo contento! No, raga, veramente! Veramente bellissimo! No, raga, mi sto a commuovere! Allora, io teoricamente... Ditto non me l'ha registrato ne... Oh, ce n'è un altro, raga! No, vabbè, non ce posso credere, cioè... PG8! Ma come cacchio è possibile, raga? Sì. Che cazzo! No! No, dai, non ci credo, te prego, no! Vabbè, dai, facciamoli per ditto col protosto. Mamma mia, ragazzi, ma che succede a Topone? Mi sembra così ubriacan! Azione, sei un bastardo, ti piglia. Ottimo, l'abbiamo preso! Later. Ciao, come va la vita? Hai Venonat? Sì, ce l'ho Venonat, tieni, tutto per te. Benvenuto Tangela, quanto sei carino. Andiamo sul Pokémon rosso e ci accappiamo Kabuto, che dite? 1 hour later. Eccolo regà, è apparso Kabuto, a livello 26, va benissimo così. Gli tiriamo una Master Ball perché lo dobbiamo catturare a colpo sicuro. E ciaone. 2 hours later. Che carino che è Kabuto. 6 hours later. Io l'avevamo fatta regà, abbiamo fatto lo scambio e tutto. Ed ecco qui la nostra nuova squadra. Ora andiamo avanti col gioco. Adesso dovremo andare di nuovo nella nostra città natale. Olè. Ciao mamma, sono tornato. Ecco, grazie del riposino. Ah ragazzi, eccola lì. In questa palestra ci sta un tizio molto particolare. Ora lo vedrete. Adesso hai rotto! Riassumi tutto in sole 10 parole! Ehi tu, pseudocampione, neanche so chi sia in realtà il capolavesta di Smeraldopoli. Sarà sicuramente il capolavesta più duro, so che qui gli allenatori usano Pokémon di tipo terra. Buono a sapersi, eh? Pokémon di tipo terra, bene, nessun problema. Allora in questo caso, regà, ci serve una squadra di tipo acqua. Dos e stunto, prendiamoci Articuno, regà. Allora mo mi sa che dobbiamo evitare... Guardate qui quanti bastardi che ci sono. Ok, questi li schiviamo e ci pigliamo questo. Abbiamo trovato un revitalizzante, va bene, ma... abbiamo affrontato questo pure. Ah, eccolo dove stava. Vabbè, ma chi ci arrivava, regà? Stava in quest'angoletto sperduto della palestra. A sto punto volevamo pure non farci tutto sto viaggione. Vabbè, un bel serf. Un graffietto? No, niente. Un nuovo serf, allora. Grande Kabuto, stendilo sto rinoceronte puzzone. Stai per usare Dug Trio? Vabbè, teniamoci Kabuto che tanto con un bel serf. No, sei un infame. Vabbè, Omanite, ti famo proprio la guerra del... Oh, e basta! Sì, vabbè, ma quanto è potente sto colpo, regà? Ora a questo punto mi minimizzo. Olè, e non dovresti prendermi? Non lo so. E invece mi ha preso. Sì, regà, questo sta andando tutto de fossa. Articuno, pensaci tu. Top, vola via. E non puoi prendermi così, non me puoi prendere, non me puoi assolutamente prendere. Ok, mandi Nidoking, io me ne volo via. Colpito. No, questo sta a body slam, regà. Ok, vola.
Perfetto, vai, vola di nuovo, Dactrio, vola di nuovo, vola di nuovo, vola di nuovo. Perfetto. Buonanotte. Sai per usare Nidoking, vuoi cambiare Pokémon? No. Mandi Nidoking, ok, io invece uso un bel rivitalizzante, raga, perché stiamo a crepare tutti. Su Ditto. Perfetto, usi azione. A sto punto, raga, mandiamo in campo Ditto, lo so che ce le prenderà de... Santa ragione. Come ho detto. Rivitalizzante su Omanyte, se tu mi servi. Dai, prendi di ste botte, raga. Vai, Omanyte. Surf. No, sei un infame. E sei un infame, vabbè, Articuno, pensaci tu, almeno li farei livello a tutti. Vai, vola. Ok, ti sei confuso da solo comunque. Bravo genio. Io nel mentre ti gonfio le botte con i miei voli. Vabbè, questo si sta a colpire da solo, raga. Articuno impara a Bora, va benissimo così. E lo usiamo subito allora, tiè, vai con Bora. Boom. Oh, sconfitto in una botta, regà, l'abbiamo battuto. Grazie, medaglia terra. Contiene abisso, a chi le insegniamo? A nessuno di loro. E possiamo farci la Lega Pokémon. Ah, ecco che mossa posso insegnargli a Tangela, ora ricordo. Sono proprio un genio, regà, questa gliela posso insegnare. Infatti, Tangela, vabbè. Sono tutte le pronunce possibili. Solo al raggio, vabbè, ti insegniamo pure solo al raggio a sto punto, già che ci siamo. Possiamo andarci. No, regà, è lui! È stronza! Vabbè, famolo a pezzi, regà. Famolo a pezzi. E indovinate chi è stato così geniale da mandare in campo un Articuno paralizzato in fin di vita e soprattutto senza mai passare per il Poké Center, viste le botte prese in palestra? E guarda quanti uccelli che c'ha questo! Però c'ho gli uccelli anch'io. Vai, una bella Bora. Io giustamente sono paralizzato, regà. No, non cedo. Vabbè, non cedo. No, che stupido, dovevo andare al centro Pokémon, regà, sono un pollo colossale. Regà, stavolta se le prende di santa ragione, se no veramente basta, cioè. Un bel surf sul tuo uccellino. Ok, non gli ho fatto nulla, vabbè. Ditto, pensaci tu. Mazza, mi hai subito ucciso. Ok, che mosse c'hai? Attacco rapido anche noi, presto. Non gli ho fatto molto, però. Attacco d'ala. Non gli ho fatto molto manco stavolta. Mac, vai tu. Tiè, una bella fangata su sto piccione. Ok. Ah, ti ho pure avvelenato, lol. Ti ho pure avvelenato, che peccato. Buonanotte, dai, Mac. Prendi pie la sberle con la tua mano fangosa. Mandi Rhyhorn, io mando una bella fangata. Ok. Oh, veramente, questo si è incavolato, raga. Inibitore. Attacco fallito, vabbè, io raga non riesco mai a farcela. Veleno gas, glielo posso fa? Sì, l'ho avvelenato, raga, l'ho avvelenato, ok. Minimizzazione. Ah, mi hai preso lo stesso, vabbè. Sei riuscito a pestarmi nonostante sia così piccolo. Quindi chissà quanto male potrebbe farmi, siccome sono una formica. Articuno, dai, vai tu. Dai, su, Articuno, vai con Bora. Olè. Ah, tu mandi in campo Gyarados. E io me ne volo via. Boom! Non te l'aspettavi, De fulmi sguardo, io me ne rivolo via là, e non mi hai colpito manco una volta, se no col fulmi sguardo. Vabbè, ma tu mandi Growlithe, che cosa vuoi farmi? Ah, mi hai pure scottato, vabbè, ti ho ucciso così. Alakazam. Gelo raggio. Giustamente mi hai scottato. Ok. E per usare Venusaur. Giustamente non ho gli starter con me, ma ce li prenderemo lo stesso. Ok. E l'abbiamo battuto. Ottimo, regà. Ora torniamosi al centro Pokémon. A few moments later. Eccoci, regà, ci siamo, eh. Ci siamo. Ok, come adesso possiamo andare avanti superando tutte queste guardie. Non mi vuoi non far passarsi io. Ma se pescassi qui, regà? Sidra! Porca vacca, regà, guardate che abbiamo trovato! Questo lo devo pia! Questo lo devo pia! E l'abbiamo preso! Slumbro! E vabbè, regà, ma li stiamo a trovare tutti! Chi è? Ultra Ball. E t'abbiamo preso pure a te!
Dai, raga, c'ho avuto una fortuna colossale finora, eh. Un altro slombro? Raga, ma non c'era il tizio che prendeva slombro per Lickitung? Quindi a sto punto catturamoselo. Ok, mo tiramogli l'Ultra Ball. No, vai a cagare, è pieno. Un altro ditto, ragazzi, a livello 38. Aspetta, il mio quanto sta? A livello 26, a sto punto ci conviene più a lui. Si è trasformato in me stesso, ma non te ne fai nulla, vabbè. E qua ci sono due Staryu. Prova a fatto evolve, giustamente. E rimediremo subito. Sta qui, pietra idica, ragazzi. Vamo allo Staryu più debole. E Staryu si evolve, gente. Oh, il mio Pokémon preferito, ragazzi. Starmie, guardate quant'è bello. Forza, chi la può imparare? Slowbro, ovviamente. Quindi togliamo di mezzo Comete. Dobbiamo farci tutto il percorso. Eccolo! Perfetto. E l'abbiamo preso. A casa Doga. No! Che cacchio! Ora mi sa che era questo. Oh, eccoti. Però non posso darti il mio, mi dispiace. Tieni, amico, ce l'ho. E benvenuto anche a te, Lickitung. Com'è che si chiamava lui? Ah, l'ha chiamato Marco. Si chiama Marco, regà. Dai, ora andiamo a catturare tutti i Pokémon che ci siamo persi finora. Ah, oh, zio, vabbè, vediamo come mi combatte. Super suono, pestone, inibitore, riccio al scudo, va bene. Ci abbiamo di meglio, dai. Può imparare forza. Sì, togliamo di mezzo sto riccio al scudo che mi sta sulle balle. E invece di inibitore, che pure questo mi sta sulle palle. Scusate, ragazzi, se accelero il clip un'altra volta. Sappiate che mi sono rotto le palle anch'io. Per riuscire a prenderlo. Pirov, vai. Ultra Ball. E l'abbiamo preso al livello 43. T'attacchi a sta ceppa. T'attacchi a sta ceppa. Scusatemi, ragazzi, ma vi giuro che questa è l'ultima. Pantanarmi. Regà, ecco, ci siamo. Salviamo il gioco. Ragazzi, il video di oggi lo possiamo concludere qui. Siamo a via Vittoria e voi dovreste sapere che qua catturiamo Moltres. Ci vediamo alla prossima. Bella, raga.